Conoscete la gomma crepla? No, ve ne parlo io! Ma che grigia sta giornata che non vuol finire mai. Carta, forbice e matita, coloriamola un po' noi. Corri, porta i tuoi colori, c'è già ombretta sul canale. Guarda quanti sono gli amici che si incontrano su Arte per te. Questa è Arte per te. Arte per te. Benvenuti da Ombretta su Arte per te. Oggi voglio parlarvi di un materiale che io conosco già da un po', ma di cui ancora non vi ho parlato. Ho pensato quindi di parlarvi del fommi, crepla o eva, non so come chiamarla. Mi spiegate? Qualcuno mi spieghi invece perché ha tre nomi? Forse perché deriva da tre brevetti differenti e comunque è sempre la stessa cosa, possibile anche. E allora, magari variano di poco, no? E allora, vi faccio vedere sinteticamente cos'è e come si usa, e poi noi ci rivediamo qua. Ed eccoci sul nostro piano di lavoro per parlare della fommi o della gomma eva o della gomma crepla. Questo materiale qua, vi faccio vedere, è un materiale spugnoso, sembra un po' siliconico, però effettivamente non so di che è. Spugnoso e morbido, è un feltro plasticoso, diciamo così. E come vedete, queste sono le colorazioni. Vi faccio vedere le due diverse grandezze: questa in foglio A4 e invece questa che è il quadruplo di un A4, diciamo che è un A4 esteso per 4 volte. Le differenze di nomi credo che dipendano dalle marche che la trattano. Questa è della Prandtl, questa sotto è della Apli. Sono comunque identiche anche al tatto, quindi non penso derivi da una differenza di materiale. E sono delle gomme carinissime da usare sia così, al naturale, diciamo, che con la termolavorazione. Infatti, per usarle avremo bisogno del nostro ferro da stiro. Quanto costa? Questi piccoli 80 centesimi, quello grande sull'euro e 20, se non mi sbaglio, euro 40, 1,40 euro, sì. Diciamo che il risparmio è tanto, dipende anche voi cosa ne dovete fare. E poi credo che il prezzo sia suscettibile di cambiamenti da rivenditore a rivenditore. Si taglia naturalmente con le forbici e naturalmente con il tagliabalza. Voilà, vedete? È molto semplice da tagliare come materiale. È duttile e maneggevole, può essere usato a mo' di collage, ma può essere usato anche per fare dei soggettini tridimensionali. L'equivoco che c'è su questo tipo di materiale è che sia un materiale da ragazzini, da piccoli. Bene, io su questo ci andrei cauta perché, essendo un materiale che dà il meglio di sé con soggetti lavorati a caldo, state attenti perché lasciare un ferro da stiro a un ragazzetto, un bimbo di 10 anni, non è il massimo. Adesso vi faccio vedere due esempi di lavorazione molto molto semplici a caldo. E uno, naturalmente, casomai lo faremo in un secondo momento anche a freddo. Sono curiosa di provare quello a caldo perché è quello per cui la gomma Eva o la gomma crepla è più famosa. Guardate, per dare la forma potete usare anche le formine tagliabiscotti perché spingendo molto bene rimane impresso il disegno e quindi poi potete andare a ritagliare con maggiore certezza. Va bene, per quanto riguarda i cuoricini, giochiamo facile, ma se cerchiamo poi forme più complicate di fiori o che ne so, dei cavallucci a dondolo, delle formine un pochettino più articolate, gli omini biscottini, insomma, quello che la vostra fantasia vi suggerisce, vedrete che le formine vi saranno molto utili per dare l'imprinting. Adesso, guardate, io poggio la mia gomma che si inarca verso l'alto da prima e poi si inarca verso il basso. Non so se riuscite a vederlo. Sta diventando sempre più bombata e a questo punto io la stacco. E guardate come questo cuoricino sia diventato bomboloso, cioè abbia assunto un movimento, guardate, 3D. Quindi adesso applicato su un bigliettino o applicato su qualunque cosa avrà un effetto sicuramente più carino.
Per esempio, adesso io taglio un cerchio qui da questo pezzetto e lo metto, un cerchio approssimativo, sulla nostra piastra. Lui da prima con i bordi all'insù, poi riprende la piega, si abbassa e forma la cupoletta. Ecco qua, a questo punto con cupoletta formata io lo scendo, vedete? Ed è caldo ma ancora malleabile, vedete che forma più morbida preso? Bene, adesso io vado a ritagliare la spirale, che è tutta bombatella, e creo una bella rosellina. Arrotolo, 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 arrotolo. Per appiccicarlo potete usare o la colla a caldo o la colla che vendono per questo tipo di materiale, quindi c'è la colla per gomma eva, crepla o fommi. Io invece uso l'attaccatutto, che va benissimo perché tanto quella colla è anche un aceto vinilica, è molto simile all'attac, quella che loro vendono come indicata per questo materiale, e quindi mi va bene anche la mia attaccatutto. Ok, e la nostra rosellina dopo qualche istante è bella e pronta. Al centro applicheremo una perlina magari e sarà molto molto carina. Il fommi però, o crepla o eva, io non so come chiamarla, non vorrei fare torto a nessuno, ma insomma, questo materiale può essere, come vi dicevo, lavorato anche così. La differenza è che così rimane più morbido, invece una volta passato al calore prende una struttura, avere una struttura leggermente più rigida, sempre morbida, ma un po' più rigida. Quindi può essere lavorato anche al naturale, senza ferro da stiro, in questo caso appunto per i bambini, per i giovani è l'ideale. Faccio un'altra rosellina. Ora presto vi farò un video sui fiori fatti con gomma crepla, in maniera tale che poi faremo, in maniera tale poi da fare un oggettino più completo, un oggettino 3D con questo materiale, così vi faccio vedere anche come funziona. Ok, guardate, queste due sono roselline lavorate con gomma crepla non trattata a caldo, e questa invece, ecco, la rosellina trattata più a caldo. Questa risulta più dura, questa rimane gommosa, questa diventa quasi plasticosa, diciamo così. Questo è il cuoricino bombato, visto? E oggi mi è piaciuto presentarvi questo materiale. Se voi lo usate, ditemi come lo usate, magari postatemi delle foto sulla mia pagina Facebook, o ditemi se volete vedere realizzato qualche cosa con questo materiale, qualcosa di più corposo. Sicuramente vi dico che faremo i fiori e sicuramente faremo un oggettino insieme. Ma le possibilità di utilizzo di questo materiale sono veramente veramente tantissime. Per esempio, guardate quanto verrebbe carina, cambiamo colore perché già mi sono annoiata, fare una bella farfallina, voilà, si vede? Ok, è tutta impressa con col giallo. Fatta la farfallina, anche lei poppete, la poniamo sulla piastra e voilà, si è staccata dal fondo, è pronta per essere scesa. E guardate, poi magari la tenete un pochettino così schiacciata, mettete una molletta e lei rimarrà con una forma abbastanza aperta. L'importante è che si raffreddi così, tenuta dal basso. Diciamo che a seconda di come voi facciate raffreddare le cose, loro prendono una forma definitiva, visto? E potrete dare un effetto più o meno veritiero alle vostre creazioni. Vi faccio vedere anche un'altra cosa, con un qualcosa che abbiamo tutti, non voglio neanche usare il bulino. Se metto, poggio sul ferro da stiro i rebbi di una forchetta per farli riscaldare, poi posso anche ziglinare, vedete, il materiale, che in questo caso rimarrà così segnato, voilà, è decorato per sempre perché è fatto a caldo, quindi quelle zone rimarranno segnate. Poi naturalmente se avete anche i bulini potete proprio divertirvi, perché questi si riscaldano molto velocemente,
E voilà, e la nostra farfallina è pronta per spiccare i più belli dei voli. Allora, quindi divertitevi a plasmare la gomma crepla, Eva o Fommi, come desiderate, create tantissime cose, ditemi come la userete e per vedere come la useremo noi non vi rimarrà che aspettare i prossimi tutorial. Noi ci vediamo dopo, che ho ancora qualcosina da dirvi. Avete visto? Sono questi foglietti gommosi che possono essere lavorati in 2000 modi. Scatenate la vostra fantasia. Oggi non abbiamo fatto nulla se non una piccola dimostrazione, ma presto li useremo per fare delle cose molto molto carine. E allora vi rimando al prossimo video. Se questo video vi è piaciuto, mi raccomando, lasciatemi un bel pollice in su e condividetelo. Se conoscete il Fommi, ditemi voi come lo usate, perché anche per me potreste essere voi fonte di ispirazione, quindi perché no, lasciatemi qua sotto i vostri suggerimenti. Io invece vi farò vedere molto presto come lo userò. Vi aspetto sempre su Facebook, Instagram e blog, i link li trovate qua sotto, e vi aspetto sempre su 2Q1K, il mio secondo canale, che trovate qui in alto. Bene, non mi rimane che salutarvi e rimandarvi al prossimo video. Da Ombretta e da Arte per te è tutto, arrivederci, alla prossima!